Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. Paolo, questa per voi è la corsa di casa. Oggi bisogna assolutamente fare bene. Oggi è un derby per noi, è una gara molto sentita in squadra, anche perché proprio appositamente la organizziamo noi e quindi abbiamo un obiettivo molto preciso e cercheremo di vincere. Paolo, che tipo di percorso è questo? È un percorso abbastanza duro, la salita sembra abbastanza pedalabile, però da farla 7 volte nel finale si sentirà e ci saranno, secondo me, molti ragazzi che alzeranno bandiera bianca prima. Che meraviglia vedere ragazzi da ogni parte d'Italia qui nel vostro comune. Eh sì, è un bel evento e devo dire, devo fare ancora i complimenti a tutti, a Franco Belì, a Riccardo, a tutti che hanno organizzato un bellissimo evento. E vedremo. Racco, 3 vittorie in stagione, tra l'altro tu qui in Umbria hai già vinto, ti porta bene questa regione? Sì, mi porta bene, per quest'anno ho già vinto una cronoscalata qui vicino Spello e spero di oggi di ripetermi. Racco, non solo ciclismo, oggi avete l'opportunità di vedere Corciano, uno dei borghi più belli d'Italia. Assolutamente, è un bellissimo paese, è davvero molto accogliente. Federico, già 2 vittorie in questa stagione, un'annata comunque per te buona. Sì, dai, finora è andata molto bene, speriamo di continuare così. Com'è il percorso di oggi? L'hai già visionato? Abbiamo visto l'ultima pezza di salita e speriamo di fare una bella gara, ancora non l'ho visto tutto, quindi lo vedremo dopo in gara. Ci sono alcune delle migliori formazioni d'Italia, sicuramente oggi sarà una bella battaglia. Sì, sì, sicuramente sono atleti molto forti e noi proveremo lo stesso con tutta la squadra a trovare il miglior risultato possibile. Francesco Di Felice qui a Corciano a caccia del secondo successo stagionale. Sì, speriamo. Dopo la prima vittoria è passato parecchio tempo, speriamo di cogliere questo successo io e la squadra. Un'occasione anche per visitare Corciano, veramente uno dei borghi più belli d'Italia. Sì, infatti appena siamo arrivati il vicepresidente stava facendo appunto vedere quanto era bello Corciano e quanti pochi paesi così belli si trovano. Presidente, che meraviglia vedere Corciano, uno dei borghi più belli d'Italia, pieno di giovani da ogni parte del nostro paese. Soprattutto in una categoria internazionale come quella juniores, sicuramente una delle più belle categorie, molto, dove sono atleti molto combattivi, è un grande spettacolo assicurato, ma per questo miracolo dobbiamo ringraziare Sauro Pioppi e Franco Belia che si sono impegnati tantissimo per far sì che questa manifestazione si potesse realizzare, per far sì che comunque si potessero superare tutte le difficoltà che possono esserci ad organizzare una manifestazione di questo tipo in strade e percorsi molto trafficati. Quindi veramente un grande lavoro, un grande impegno anche economico in un momento di grande difficoltà come questo per organizzare una grandissima manifestazione. Quindi grazie da parte del Comitato regionale, grazie al mondo ciclistico regionale.
mesi di aprile. Corciano, uno dei borghi più belli d'Italia, siamo nel cuore dell'Umbria, sta ospitando la Coppa Città di Corciano, primo Memorial Sestilio Pioppi, seconda edizione di una gara per la categoria juniores riportata alla luce dopo 17 anni grazie all'impegno del gruppo sportivo Forno Pioppi in collaborazione con il comune. 147 juniores si sono dati appuntamento in questa manifestazione, in questa gara per dar vita a quella che sarà sicuramente una giornata indimenticabile. Una ventina di squadre provenienti da tutta Italia per onorare al meglio questa manifestazione, ma soprattutto per onorare l'impegno degli organizzatori del gruppo sportivo Forno Pioppi. Tratto di trasferimento che ci porta verso l'uscita di Corciano, come abbiamo detto, uno dei borghi più belli d'Italia, un borgo di origine medievale che racchiude tantissima storia. Tra l'altro importante anche per quanto riguarda il mondo del ciclismo, in quanto a Corciano è legata la figura di Carlo Brugnami, noto professionista dal 1960 al 65, che si è ottenuto due vittorie ma si è messo in evidenza per le sue partecipazioni a sei edizioni del Giro d'Italia, due Tour de France, oltre appunto a un campionato del mondo del 1960. E oggi Brugnami è anche il presidente onorario della società organizzatrice, la Forno Pioppi Secom. Tutto è pronto quindi per la partenza, tre circuiti da affrontare per quanto riguarda questa manifestazione: 125 km e 500 metri, il primo circuito di 24 km che da Ellera muove verso Taverne di Corciano, Mantignana, Colle Umberto, Capocavallo, Mantignana, con un traguardo volante proprio di fronte al Forno Pioppi, per poi tornare verso Corciano e con il passaggio alle Croci. Il secondo giro, 23 km da Ellera verso Solomeo, per poi transitare a Castelvieto, Taverne di Corciano e quindi ancora il passaggio a Croci di Corciano, e poi il circuito finale di 16 km e 400 metri che da Corciano porta ad Ellera, quindi Taverne di Corciano, le Croci, da ripetere quattro volte per poi arrivare appunto al traguardo di questa manifestazione. Abbiamo detto un grande successo organizzativo, 174 ragazzi praticamente provenienti da tutta Italia per questa manifestazione che, abbiamo detto, è stata riportata in vita dopo anni, dopo 17 anni, dal gruppo sportivo Forno Pioppi. Quindi diciamo che la partecipazione, l'alto livello tra l'altro degli atleti al via va a ripagare al meglio quanto gli sforzi fatti dal comitato organizzatore. Una società che dedica tanto spazio e tanto impegno al ciclismo giovanile, Forno Pioppi Secom, che in questa stagione vanta ben tre vittorie dal talento siciliano Paolo Baccio, che oltre al campionato regionale su pista, oltre appunto al campionato regionale su pista con Maccagnan nelle specialità della velocità e dell'inseguimento individuale. Prime scaramucce, il primo a rompere gli indugi è proprio un portacolori della Forno Pioppi Secom, ma il gruppo, come avviene tante volte in questi casi, non lascia spazio. Continui scatti e controscatti, questo è un po' il modo di interpretare le gare da parte degli juniores, ragazzi di 17-18 anni, una categoria molto importante che rappresenta un po' il punto di passaggio dall'attività ludica a quella agonistica vera e propria. Abbiamo visto intanto un bellissimo scorcio di questo territorio. Intanto con la nostra sintesi siamo a Colle Umberto e troviamo al comando Samuele Sabatini della Spendolini Giammi Team e Dario Verdolini del pedale Sant'Egidese. Questi sono i due ragazzi al comando, diciamo è stato un po' il primo attacco consistente di questa giornata, una giornata sì importante per quanto riguarda il ciclismo giovanile, ma una giornata importante per quanto riguarda il ciclismo in Umbria, un territorio che tanto ha dato e tanto continua a dare al movimento ciclistico. Intanto sullo sfondo il Monte Tezio, siamo tra l'altro in uno dei tratti, in uno dei luoghi più belli e più incantevoli di questo territorio, siamo sulla strada tra l'altro del Vino Colli del Trasimeno. Eccoci con il gruppo inseguitore intanto alle spalle degli atleti, abbiamo detto Forno Pioppi Secom, presidente onorario Carlo Brugnami, ma poi l'organico è composto da Franco Bellia nel ruolo di direttore
direttore generale, Sauro Pioppi è il presidente, Franco Belia e Fabio Pioppi sono i vicepresidenti, i consiglieri sono Riccardo Belia, Paolo Ricci, Daniele Ferricelli, Antonino Celestini. Come abbiamo detto, società che si dedica al ciclismo giovanile con grande impegno, con una doppia affiliazione, Gianluca Brugnami, direttore sportivo degli Juniores dell'Umbria, e Giuseppe Bellino della formazione siciliana tesserati. Inoltre ci sono esordienti giovanissimi con Pietro Paolo Cirilli e Fabio Pioppi in vesti di direttori sportivi. Insomma, ciclismo a 360 gradi per quanto riguarda questa bella e sana realtà del ciclismo del centro Italia. Intanto prosegue l'azione dei due battistrada che stanno ormai per essere raggiunti dagli atleti alle spalle, sono fasi di transizione. Avevamo assistito in precedenza all'attacco di Sabatini e Verdolini, sui quali ormai si stanno riportando anche altri atleti. Come abbiamo detto, nulla è scontato, non ci sono strategie nel mondo del ciclismo, soprattutto giovanile, questo è il bello della categoria juniores. Intanto, proprio ai piedi di Campocavallo, sugli atleti al comando si erano riportati, come abbiamo visto, Truzzolini della Ternana Ciclismo e Gatti della Team Elite Cesenatico, quindi quattro uomini al comando. Intanto con la sintesi, siamo al traguardo volante di Mantignana, proprio davanti al Forno Pioppi, che viene vinto, eccoci proprio al momento del passaggio, da Samuele Sabatini della Spendolini, che aveva allungato sugli altri atleti che facevano parte del drappello di testa. Ma come stiamo vedendo da questa sintesi che ci viene proposta dalle telecamere di Cristian Bohm e Fabio Zappacenere, il gruppo anche in questo caso non lascia spazio a questo tentativo di allungo, gruppo che si avvia quindi a ricucire il tentativo che ha caratterizzato le prime fasi di gara, ed eccoci appunto con le immagini che ci mostrano anche il Forno Pioppi, che è una delle eccellenze enogastronomiche di questo territorio, un territorio in cui l'enogastronomia la fa veramente da padrone. Il Forno Pioppi ne è sicuramente la miglior dimostrazione. Un suggestivo passaggio ai piedi di Pieve del Vescovo, ma intanto con la nostra sintesi si continua a salire, si sale verso le Croci, che è un po' il luogo simbolo del ciclismo in questo territorio. Come abbiamo detto, situazione che continua ad evolversi in testa al gruppo, tantissimo pubblico a bordo strada per assistere al passaggio degli atleti, ormai mancano pochi istanti. Come abbiamo detto, le Croci rappresenta un vero e proprio punto cruciale, chiedo scusa per il gioco di parole, per tutti gli appassionati di questo territorio e per gran parte delle manifestazioni che si disputano su queste strade. Intanto si prosegue con questa azione che vede un atleta che sta allungando leggermente in testa al gruppo che ha affrontato pressoché compatto la prima scesa alle Croci, quindi ancora fasi di studio, quelle che stanno caratterizzando questi chilometri di gara, una gara che ci dà appunto la dimostrazione con queste immagini della grande partecipazione. Non ci stancheremo mai di dirlo, oggi in un periodo di crisi come quello attuale è molto difficile allestire manifestazioni di alto livello, e gli organizzatori della Forno Pioppi Secom ci sono riusciti con ben 147 atleti in rappresentanza di 20 società. Paolo Baccio della Forno Pioppi Secom è sicuramente uno degli uomini cardine di questa formazione, tre le vittorie, ed è sicuramente uno dei corridori più attesi in questa giornata. Ma ci sono allunghi nel tratto in discesa, del tratto che da Corciano porta ad Ellera, è Matteo Scotini della Ciclisti Junior Metelica ad allungare in queste fasi di corsa, proprio all'inizio del secondo circuito, quello di 23 km 500 metri, che porterà prima Solomeo passando da Castelvieto e poi nuovamente alle Croci. La bella azione di Scotini, che porta l'atleta della Cicli Junior Metelica a guadagnare un buon margine di vantaggio nei confronti del resto del gruppo che sta procedendo allungatissimo. Questo significa che ancora una volta il gruppo sta controllando la situazione per non lasciare spazio
nemmeno a questo tentativo. Intanto Solomeo là in lontananza ad attendere il passaggio degli atleti. In questo caso ritorniamo appunto con la corsa, ci sono gli inseguitori in forte recupero sui, sull'atleta al comando. Avevamo visto in precedenza l'allungo di Scottini, ma sono stati proprio i portacolori della Forno Pioppi Secom ad andare a rimescolare le carte al comando in questi frangenti di corsa. Dicevamo, atleti della società organizzatrice che logicamente ci tengono a far bella figura, come si dice in gergo, sulle strade di casa, nella propria manifestazione, per andare a ripagare anche gli sforzi che la propria società fa durante l'anno per permettere a questi ragazzi di coltivare una vera e propria passione, la passione delle due ruote, la passione del ciclismo, che porta alla scoperta anche di luoghi molto molto particolari. Intanto siamo ancora con gli inseguitori, come abbiamo detto, molto attivi. I ragazzi della società organizzatrice, Scottini è ancora là davanti, ma la sua azione sembra ormai destinata a svanire. Abbiamo intravisto tra l'altro in testa al gruppo Pietro Bellomo in precedenza a mettersi a disposizione dei compagni di squadra. Come abbiamo detto, Baccio sicuramente è uno degli uomini di punta di questa formazione, può contare su compagni di squadra molto attivi e molto molto preparati e molto pronti per questo appuntamento. Ne stiamo avendo dimostrazione proprio da queste immagini, con ben quattro maglie della società organizzatrice, quattro atleti appunto in maglia Forno Pioppi Secom a scandire il ritmo in testa al gruppo. Quando siamo ormai in un tratto importante, in un tratto ormai cruciale per quanto riguarda questa manifestazione, arrivano anche i portacolori della Sidermec, società romagnola che sta partecipando appunto a questa edizione della Coppa Città di Corciano Memorial Sestilio Pioppi. Dicevamo, gruppo che sta guadagnando notevolmente terreno nei confronti del battistrada grazie proprio agli atleti in maglia bianco-rossa che stanno facendo l'andatura anche in questo tratto in discesa. Andatura molto molto elevata che mette anche in difficoltà alcuni atleti nelle retrovie. È anche abbastanza difficile evadere dal gruppo in queste fasi di corsa, ma nonostante questo la situazione al comando è cambiata. Un portacolori del pedale Sant'Egidiese, Ardit Islami, si è riportato su Scottini proprio in queste fasi di corsa. Bellissima l'azione di Islami, che in solitudine è riuscito a riportarsi sulla testa della gara. Intanto siamo a Castelvieto, dove è posto anche un traguardo volante, ma ormai in questo caso l'azione di Scottini e del bravissimo Islami sembra destinata, anzi è destinata ad esaurirsi. Come abbiamo visto, una manciata di metri dividono i due atleti al comando dal resto del gruppo, un gruppo ancora molto molto consistente per quanto riguarda la quantità numerica, un gruppo che quindi sta per ritornare compatto. Umbria, quindi terra di grandi eccellenze, eccellenze sportive, eccellenze ciclistiche, ne abbiamo parlato per quanto riguarda questa manifestazione, una manifestazione che sta arrivando ad un punto particolarmente importante, con tanti attacchi che stanno caratterizzando queste fasi di corsa. E mentre la strada continua a salire, noi abbiamo incontrato Luca Panichi, lo scalatore in carrozzina, autore di grandissime imprese. Luca Panichi, l'ultima volta che hai assistito a una corsa juniores eravamo a Ciampino e ha vinto un ragazzo di una formazione umbra. Si trattava di Paolo Baccio, che oggi parte con il dorsale numero 1. Possiamo dire ormai che all'Umbria tu porti fortuna. Sì, ho portato fortuna e oggi mi sento fortemente responsabile, perché magari in un bis mi motiverebbe ancora di più a seguire queste gare, perché comunque è una categoria nella quale veramente lo spirito del ciclismo si forma, l'atleta cresce, e per me è sempre uno spettacolo venire ad assistere, anche perché poi fra l'altro la squadra di Paolo è guidata da Sauro e da Fabio Pioppi, che anche loro hanno corso con me, insomma c'è tutta una storia ciclistica.
poi c'è Gianluca Brugnami, quindi corriamo in casa e oggi veramente facciamo il tifo per loro, ma in generale anche per un ciclismo che in questa giornata sta vivendo una giornata fantastica, perché prima di tutto è stato organizzato in un borgo che io adoro, nel quale vivo, che è Corciano, e poi vediamo tantissimi appassionati che non sono solo quelli al seguito dei propri figli oppure dei propri atleti ai quali uno porta il proprio tifo, ma persone esterne che vengono qui a respirare, sono venute in grandissimo numero a portare il loro saluto e sostegno ai corridori. E poi che dire, qui c'è anche un percorso molto affascinante che mi ha preparato anche nelle mie scalate, perché c'è questa salita che io ho praticato diverse volte in allenamento e l'ho percorsa, il mio tempo migliore di percorrenza è di 34 minuti, è una salita un pochino che tradisce perché c'ha dei punti in cui spiana, ma effettivamente poi in cima comunque si fa sentire, per cui ripeterla più volte in questo giro è veramente un percorso significativo che porterà alla ribalta un corridore di fondo e che dovrà avere per forza anche un bello spunto finale, essendoci un arrivo in leggera salita. E dunque direi una grande giornata di ciclismo e che sia sempre la ripresa di un percorso di gare e anche di avvicinamento di squadre al mondo del ciclismo, soprattutto per i giovani, e la categoria juniores direi che è fantastica da questo punto di vista. Con la nostra sintesi torniamo nuovamente verso Corciano, dove dopo aver sentito Luca Panichi, siamo all'ultimo giro, quindi si affronta nuovamente la salita che porta appunto alle croci, dopodiché inizierà l'ultima tornata di 16 km 400 metri oltre alla salita del centro di Corciano, dove è posto il traguardo. Abbiamo visto rondini della Gulp Garofalo Mobili con un leggero margine di vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Resto del gruppo che anche in questo caso non lascia spazio, troppo importante scrivere il proprio nome nell'albo d'oro di questa manifestazione, tra l'altro una distanza anche piuttosto impegnativa, 125 chilometri da affrontare, 125 chilometri che, come abbiamo già avuto modo di ricordare, sono tutt'altro che facili in una giornata non soleggiata ma comunque particolarmente afosa come questa nella quale stanno gareggiando appunto i ragazzi. Intanto siamo in alcune fasi particolarmente convulse, ci stiamo avviando verso il finale, tanti scatti e controscatti a caratterizzare appunto gli ultimi chilometri di questa manifestazione, una manifestazione come abbiamo detto con la regia organizzativa del gruppo sportivo Forno Pioppi, con la collaborazione, l'importante collaborazione dell'amministrazione comunale di Corciano, che si è rivelata fondamentale per l'allestimento e per il riallestimento di una manifestazione che, come abbiamo già detto, ha contribuito in passato a rendere grande il ciclismo in questo territorio. Intanto si continuano a susseguire gli allunghi nel corso di questa giornata, ci stiamo avviando verso gli ultimi chilometri, verso le fasi più importanti, stiamo per conoscere il nome del vincitore dell'edizione 2014 del Memorial Sestilio Pioppi Coppa Città di Corciano, una situazione tutt'altro che definita quella alla quale stiamo assistendo. Abbiamo detto a tanti attacchi, vediamo intanto due mani, ci sembra della Union Trade Cipriani che stanno allungando proprio in queste fasi di corsa. Si tratta di Giovanni Iannelli, Alessandro Brunetti, sui quali si sta riportando un portacolori della Forno Pioppi Secom, è Luigi Milici, quindi tre uomini al comando. Potrebbe essere l'azione buona, vista anche la presenza di due atleti della stessa squadra. Milici va a rilanciare l'andatura, si svolta a destra in direzione Taverne e siamo veramente nelle fasi conclusive di questa edizione del
Memorial Pioppi Coppa Città di Corciano. Insistono intanto gli atleti al comando, logicamente i due portacolori della Union Trade Cipriani fanno la parte del padrone, tentando di mettere in difficoltà il più possibile l'atleta della Forno Pioppi, Milici, che sta rispondendo ad ogni attacco che viene portato dagli Agnelli e Brunetti in questi chilometri. Veramente generoso l'atleta in maglia bianco-rossa, che non ha alternative se non rispondere appunto a questi attacchi, fino a quando a 5 chilometri dalla conclusione Luigi Milici deve alzare bandiera bianca. Intanto la situazione alle spalle continua ad evolversi, abbiamo là il comando ancora davanti Iannelli, Giovanni Iannelli e Alessandro Brunetti. L'andatura del gruppo ancora molto molto numeroso, nonostante le difficoltà altimetriche di questa giornata, dicevamo l'andatura rimane molto molto elevata e addirittura ci sono anche alcuni frazionamenti. Siamo ormai in vista del passaggio al riferimento dei 4 chilometri all'arrivo, si sta pedalando ad un'andatura ben superiore ai 40 chilometri orari, come abbiamo detto, corridori che hanno già oltre 120 chilometri nelle gambe, una distanza particolarmente impegnativa. Intanto il riferimento dei 4 chilometri all'arrivo e la situazione sta per cambiare, abbiamo sempre davanti due atleti in maglia nera della Union Trade Cipriani, Iannelli e Brunetti, gruppo leggermente frazionato ma ancora molto numeroso alle spalle. Intanto abbiamo visto ancora il portacolori della Forno Pioppi nelle prime posizioni, Baccio in queste fasi di corsa che sta per chissà che non riesca a sferrare un attacco decisivo e regalare a Brugnami, a tutto lo staff organizzativo, a tutto lo staff dirigenziale della propria società, una bella soddisfazione sulle strade di casa. Brunetti e Iannelli intanto si mantengono al comando in queste fasi di corsa, il prossimo riferimento sarà quello dei 3 chilometri alla conclusione. Intanto vediamo appunto i due battistrada ancora là davanti con una prima parte degli inseguitori che si sta facendo sotto, attivi i portacolori della Sidermec, della società romagnola, a scandire il ritmo all'inseguimento, arrivano anche le maglie della Vini Fantini. Intanto gruppo che è ritornato compatto, c'era stato un leggero frazionamento nelle prime posizioni, 3 chilometri alla conclusione, 3 chilometri al termine della Coppa Città di Corciano Memorial Pioppi. Vediamo cosa sta accadendo, è cambiata la situazione nel frattempo in testa, ha perso contatto Brunetti e su Iannelli che in maglia nera della Union Trade si è riportato radice della Spendolini Giammi Team, sembra fatta per questi due atleti che stanno per transitare al riferimento dei 2 chilometri, ma attenzione perché ancora una maglia bianco-rossa nelle prime posizioni, Bacio veramente indomito, il portacolori della Forno Pioppi, se come in questa giornata va a riportare il gruppo sui due battistrada, quindi la situazione quando siamo a poco più di 2 chilometri dalla conclusione ancora di gruppo compatto, ancora gruppo compatto, situazione come abbiamo detto tutt'altro che ha definita quella in vista del finale. C'è un allungo, ci sta provando Bruno Capodicasa della Fonte Collina Cycling Team, bella azione quella di Capodicasa, attenzione perché il gruppo si sta guardando e nessuno prende l'iniziativa per andare a chiudere, va ad approfittare di questa situazione Capodicasa che guadagna 6-7 secondi nei confronti del resto del gruppo. Si prosegue quindi con un atleta al comando, si sta avviando verso 1,5 chilometri dalla conclusione, vediamo una maglia bianco-azzurra della Gulp nelle prime posizioni, si tratta di Fuggiano che con un grande forcing in un attimo si riporta sull'atleta al comando e va a sua volta a prendere in mano le redini della situazione. Rocco Fuggiano, classe 1986, 3 affermazioni nel corso di questa stagione, si era già imposto in una gara proprio qui in Umbria nella cronoscalata Spello Collepino, è lui che va ad allungare proprio in queste fasi di gara. Intanto c'è ancora Baccio che va ad allungare in testa il gruppo per tentare di andare a chiudere su Fuggiano, ci stiamo avviando veramente nelle fasi conclusive, ancora
ancora scatti, ancora allunghi, ancora Fuggiano ad allungare. Vediamo cosa accade, siamo ormai in vista della conclusione. Sul battistrada si sta riportando Vallarino, maglia nera della Union Trade, e questa forse sembra essere l'azione buona. Baccio sta raschiando sul barile, le ultime energie rimaste in vista del finale, la bella azione di Fuggiano che sembra non attendere proprio l'arrivo di Vallarino. In due forse riuscirebbero a dare più consistenza a questa azione. Vallarino riesce ad agganciare la ruota di Fuggiano che controlla con la coda dell'occhio l'arrivo dell'altro atleta, due uomini al comando. Insomma, siamo ormai in vista del gran finale di questa manifestazione, una manifestazione che indipendentemente dall'esito conclusivo può già definirsi come un grande successo. Questa prima edizione del Memorial Sestilio Pioppi, seconda edizione come abbiamo detto edizione della Coppa Città di Corciano, che vede due atleti al comando: Lorenzo Vallarino del team Union Trade Cipriani e Rocco Fuggiano della Gulp Polval Vibrata. È Fuggiano sicuramente il più attivo, che va a transitare anche in prima posizione al Gran Premio della Montagna in vista del traguardo. Addirittura riesce a fare il vuoto, c'è il forcing di Fuggiano. Vallarino tenta di riportarsi sul battistrada, Fuggiano continua a voltarsi per controllare la situazione ed insiste ulteriormente nella propria azione. Vallarino riesce proprio ad agganciarlo in questo istante. Molto probabilmente la gara quindi si concluderà con uno sprint ristretto a due. Fuggiano si volta, siamo all'ingresso di Corciano, abbiamo detto, si volta Fuggiano che è alla ricerca della sua quarta affermazione stagionale proprio in questa classica. Ormai mancano pochi istanti al termine fase di studio, non devono perdere troppo tempo perché il gruppo comunque non è molto distante. Ora controlla la situazione anche Vallarino, 400 metri al termine, nessuno ancora ha preso l'iniziativa. Attenzione perché in casi come questi il gruppo potrebbe guadagnare terreno, gruppo che c'era stato segnalato ad una manciata di secondi, addirittura gruppo che si è frazionato e intuisce il pericolo proprio in questo istante. Rocco Fuggiano che a 300, 250, 300 metri dal termine va ad alzarsi sui pedali, ancora al comando, è riuscito a fare il vuoto, quindi Rocco Fuggiano va a transitare in prima posizione, secondo è Vallarino, quindi terza posizione per Stinchelli, quarto Zandri, quinta posizione per Baldi, poi Di Felice, Radice, Labrozzi, Galluzzi e Lancia. Ancora una bella vittoria, la quarta affermazione stagionale per Rocco Fuggiano davanti a Lorenzo Vallarino e Alberto Stinchelli. Questo, come abbiamo detto, il podio della Coppa Città di Corciano, primo Memorial Sestilio Pioppi. Rocco, una corsa tiratissima, una dimostrazione di forza straordinaria nel finale, che bella vittoria. Sì, una bella vittoria perché sono ritornato dopo due mesi difficili, due mesi bui, e penso di dimostrare che comunque dopo ogni caduta ci si rialza. Rocco, ti sei misurato con alcuni degli atleti più forti in circolazione su un percorso molto selettivo, che corsa è stata? Beh, è stata una corsa che comunque all'inizio sembrava molto regolare, dopo i primi tre giri è cominciata ad essere la vera corsa, a diventare una vera gara, e abbiamo cominciato a provare qualche fuga già da lontano. Rocco, una gara particolare per te in cui hai dimostrato molto, una dedica speciale? Sì, la voglio dedicare a Marcello D'Ambrosio che mi dà sempre una mano. Fabrizio Ravanelli, che meraviglia, una corsa per juniores con più di 200 iscritti qui in Umbria. Sì, una bellissima corsa, siamo tutti contenti, anche perché vedere tutti questi ragazzi con una grande passione, con una volontà, con un carattere, affrontare gare così dure anche sotto questo sole, quindi dà soddisfazione. E il pubblico umbro ha risposto alla grande, tantissima gente sul percorso. Sì, tantissima gente, credo che questo sia anche è veramente molto bello, perché fa vedere anche la gente di Perugia quanto sia affamata di sport, al di là del calcio, ma anche la possibilità di far capire a tanta gente che il pubblico perugino ha veramente fame di qualsiasi tipo di sport, e quindi segue anche il ciclismo, che è uno sport fantastico. La sua passione per le due ruote è famosa, cosa le ha regalato la bicicletta? Mi ha regalato per il momento
tanta tranquillità, tanto benessere, speriamo che mi regali il più lungo possibile il benessere. Sindaco, una manifestazione che ha portato qui a Corciano ragazzi da ogni parte d'Italia, questo è un fiore all'occhiello per il vostro comune. No, sicuramente il fatto di aver organizzato una competizione così importante di livello nazionale, come giustamente dicevi tu, dà innanzitutto lustro al nostro borgo, il borgo di Corciano con tutto il territorio che gli sta intorno, un territorio bellissimo che naturalmente il fatto di avere una manifestazione del genere serve anche a far conoscere questo territorio a gente, a squadre, a ciclisti, a tutti coloro che ruotano intorno, insomma una squadra di ciclismo, a far conoscere questo territorio e quindi a promuoverlo anche dal punto di vista turistico. Poi è chiaro che c'è una soddisfazione particolare di aver riportato il grande ciclismo qui a Corciano, insomma c'è una grande tradizione ciclistica dei corcianesi, per i corcianesi, ci sono corcianesi, diversi corcianesi che si sono fatti strada nel mondo del ciclismo, uno su tutti, insomma Brugnami, insomma, che è stato fra i più grandi corridori ai suoi tempi. Un grande ringraziamento va fatto alla Forno Pioppia, a Franco Bellì, a tutti gli organizzatori che in questi giorni, io l'ho visti da vicino, si sono dati veramente un grande affare per far sì che questa manifestazione potesse tornare a Corciano. Noi dobbiamo capire, insomma, che il mondo del ciclismo è un mondo grande, è un mondo complesso, è un mondo nobile, fatto di tanto sacrificio, di passione e che quindi andrebbe sostenuto anche al di là di momenti in cui l'entusiasmo è alle stelle. Sicuramente questo tipo di manifestazione, con il successo che ha avuto, ci aiuterà in seguito, insomma, a stargli dietro. Una grande partecipazione da tutta Italia, doveva piovere e c'è stato il sole, il pubblico delle grandi occasioni lungo il percorso e all'arrivo, certo è mancata la vittoria in casa, ma insomma il vincitore è nel giro della nazionale, insomma una giornata da incorniciare. Sicuramente un ringraziamento all'amministrazione comunale che ci ha permesso di svolgere la manifestazione e a chi si è impegnato della nostra società, che si è impegnato come Franco Belia, come Gianluca Brugnami, come presidente Sauro Pioppi, che hanno permesso, insomma, lo svolgimento di questa manifestazione. Erano parecchi anni che il comune qui sulla zona non si svolgeva una manifestazione di questo livello e siamo contenti, insomma, della partecipazione numerosa e da tutta Italia, considerando il fatto che c'erano 150 partenti, insomma siamo contenti dello svolgimento di una bella festa, anche in onore di mio padre, era a memoria del Pippo Pioppi, e siamo contenti, è una bella festa. Anche Fabrizio Ravanelli, spettatore d'eccezione all'arrivo, ha detto che si sentiva la mancanza di una corsa del genere in Umbria. Insomma, avete fatto un bel regalo al comune di Corciano. Sì, ringraziamo il sindaco Cristian Betti che ci ha dato la mano di poter fare questa manifestazione sportiva. Noi l'avevamo messa in preventivo dai primi dell'anno e abbiamo rispettato la parola data di che volevamo fare questa gara su Corciano. Speriamo che sia nuovamente possiamo riattivare il trofeo di Corciano e siamo stati contenti che, ecco, oggi abbiamo rivisto sulle strade le famose croci di Corciano, che i famosi anni 60-70 erano diciamo il San Baronto dell'Umbria, diciamo come il San Baronto per la Toscana. Abbiamo rivisto il grande pubblico, siamo stati contenti. No, non c'è stato un risultato sportivo, ma siamo contenti perché i ragazzi ci hanno messa tutta, si sono mossi bene e poi sinceramente abbiamo visto una grande partecipazione, la corsa è riuscita e perché, ecco, un po' di apprensione c'era per via del maltempo, ma per fortuna quello ci ha graziato oggi. I ragazzi provenienti, ricordiamolo, da ogni parte d'Italia sono rimasti colpiti dalla bellezza di Corciano, uno dei borghi più belli d'Italia. Sì, ce l'hanno detto quasi tutti gli accompagnatori delle squadre, soprattutto sono rimasti colpiti dall'accoglienza dell'amministrazione comunale che ha messo a disposizione i locali della Taverna del Lupo, che gli hanno fatto un pranzo, diciamo, forse extra rispetto alle gare ciclistiche, sia gli atleti che gli accompagnatori. Perciò dobbiamo ringraziare soprattutto anche tutti i volontari dello staff della festa dell'Agosto Corcianese che ci hanno aiutato a collaborare, soprattutto perché, ecco, quella dei pasti è sempre una parte un pochino delicata sulle corse ciclistiche.